In quel tempo, i due discepoli che erano ritornati da Emmaus narravano ciò che era accaduto lungo la via e come l'avevano riconosciuto nello spezzare il pane. Mentre essi parlavano di queste cose, Gesù in persona stette in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Sconvolti e pieni di paura, credevano di vedere un fantasma, ma egli disse loro: «Perché siete turbati? E perché sorgono dubbi nel vostro cuore? Guardate le mie mani e i miei piedi, sono proprio io. Toccatemi e guardate. Un fantasma non ha carne e ossa, come vedete che io ho». Dicendo questo, mostrò loro le mani e i piedi. Ma poiché per la gioia non credevano ancora ed erano pieni di stupore, disse: «Avete qui qualche cosa da mangiare?». Gli offrirono una porzione di pesce arrostito. Egli lo prese e lo mangiò davanti a loro. Poi disse: «Sono queste le parole che io vi dissi quando ero ancora con voi. Bisogna che si compiano tutte le cose scritte su di me nella legge di Mosè, nei profeti e nei salmi». Allora aprì loro la mente per comprendere le scritture e disse loro: «Così sta scritto: il Cristo patirà e risorgerà dai morti il terzo giorno, e nel suo nome saranno predicati a tutti i popoli la conversione e il perdono dei peccati, cominciando da Gerusalemme. Di questo voi siete testimoni». «Squadra che vince non si cambia», sentenzia un celebre detto sportivo. Però non è detto nulla circa la squadra che perde. Secondo ragione, bisognerebbe cambiarla. Di regola dopo un fallimento ci si rinnova e si cambia. Non ha fatto così Gesù con la sua squadra. 12 ne ha scelti e 12 ne ha confermati. Se non fosse stato per l'autoesclusione di Giuda, Gesù non avrebbe avuto problemi a confermare anche lui. E la squadra che si era scelto? L'aveva pensata insieme al Padre quella notte sul monte in preghiera. L'aveva scelta con tanto di convocazione ufficiale, comunicata in almeno 3 dei 4 Vangeli. Ciascuno di loro chiamato per nome e qualcuno per soprannome. Squadra che aveva fatto giocare in casa nei territori di Galilea e fuori casa nella Decapoli, al di là del Giordano. Squadra che aveva preparato perfettamente per affrontare l'ultimo capitolo, quello di Gerusalemme, la sfida decisiva. Lo aveva fatto con ben 3 annunci della passione, cosa che evidentemente i discepoli non avevano recepito. Diciamo che questo schema non l'avevano assimilato. Arrivano quindi a Gerusalemme inneggiati come stars, sentono ormai certa la vittoria, invece succede quel che succede. Scoccata l'ora delle tenebre, i discepoli si dileguano, lasciano solo il loro allenatore a combattere la sfida e lui, uno a uno, li vede tutti scappare, dal capitano Pietro che lo rinnega 3 volte all'ultimo dei giocatori, tutti tranne il più giovane, il più piccolo, forse il più incosciente, Giovanni, che arriva fin sotto la croce. Gesù, che aveva voluto fortemente una comunità per la sua missione, ora rimane solitario per portarlo a compimento. La comunità, se gli è servita, è stato per favorire la sua personale esperienza di solitudine. Perché Gesù sa bene che i grandi crocevia della vita si affrontano e si vincono da soli, e questo vale per tutti gli uomini, compresi gli sposi. Così Gesù affronta la sfida finale da solo e la vince. E da risorto ritorna dai suoi. Alcuni pensano sia un fantasma, altri per la gioia non lo riconoscono. Si deve mettere a pranzo con loro, come faceva un tempo, per essere riconosciuto. E soprattutto si mette a scrutare le scritture, questa volta con un filtro nuovo, il filtro della risurrezione. Solo così la squadra che ha fallito tornerà a rigiocare sui campi della storia della salvezza. E le sue vittorie saranno così contagiose da far innamorare tanti uomini e tante donne di Gesù.